Già con l'uscita di The Slim Shady LP nel 1999, Eminem si era fatto spazio nello star system americano e mondiale, favorendo il passaggio del rap all'interno del panorama pop, come nessuno era riuscito a fare fino ad allora. Con l'album successivo, The Marshall Mathers LP compie un ulteriore passo in avanti, mantenendo il suo stile provocatorio, indirizzato con la stessa dose sia verso le persone che caratterizzano la sua vita, dalla madre Debbie Briggs all'ex moglie Kimberly Ann Scott, sia nei confronti dei personaggi appartenenti proprio alla cultura pop come Christina Aguilera, gli NSYNC o il frontman dei Limp Bizkit, Fred Durst. A produrre il nuovo progetto c'è sempre il suo mentore Dr. Dre, con il quale costruisce un racconto di 19 tracce, comprese le skit, che amplifica l'iconografia e le tematiche rappate da Eminem, scavando nell'intimità come in Marshall Mathers o parlando in maniera satirica delle dipendenze in Drug Ballad. Dicevo delle skit, una sorta di sketch recitato dove appaiono Paul Rosenberg, il manager del rapper di Detroit, che funge da oppositore irritato dalle eccentricità del personaggio di cui cura gli interessi, ma partecipa anche Steve Berman, futuro presidente dei settori vendite e marketing della Interscope Records, l'etichetta che produce il disco fondata da Jimmy Iovine e Ted Field. Berman è invece una sorta di consigliere e parla a Marshall di come il suo disco sarà accolto dall'industria musicale. Questi intermezzi servono ulteriormente per comprendere il confine sempre labile che separa la persona dal personaggio e le differenze tra l'alter ego che porta sul palco, nei testi e la vita di tutti i giorni. Nel frattempo il singolo The Real Slim Shady è tuttora il più grande successo commerciale della sua carriera, ha raggiunto il quarto posto nella Billboard Hot 100, consacrandosi come una delle canzoni più iconiche di quel periodo e in generale del mondo hip hop. Nonostante il pezzo sia stato inserito all'ultimo momento con la preoccupazione che nell'album non ci fosse una canzone in grado di ripetere il clamore ottenuto con My Name Is, The Real Slim Shady è un trattato sulla carriera di Eminem e su come sia ormai divenuto influente nella cultura pop, mentre si rivolge, come nel celebre videoclip, a una generazione di suoi imitatori. Il mainstream viene invaso da una truppa di Slim Shady e dal rap, come durante la storica esibizione del 7 settembre 2000 alla Radio City Music Hall di New York, che ospita per l'occasione gli MTV Video Music Awards, e nella quale Marshall inizia a rappare partendo dall'esterno del teatro, seguito da una schiera di sosia che si mescola con l'artista tra il pubblico entusiasta. È poi quasi surreale vederlo ritirare 3 premi e sedersi in platea a fianco alle pop star che puntualmente vengono parodiate nelle sue rime. Ma per il boom definitivo c'è bisogno di compiere un ulteriore step, uscire dai propri canoni e in qualche modo reinventarsi. Eminem lo fa con la traccia numero 3, Stan, una concept song di 7 minuti, costituita da una batteria classica, da un giro molto grave di basso e il campionamento di Thank You, singolo della londinese Dido, già famoso per essere stato inserito nella colonna sonora di Sliding Doors, film del 98. La canzone parla del rapporto potenzialmente molesto che si può instaurare tra una star e un suo fan, qui rappresentato da Stan, che si rispecchia in maniera così ossessiva nei versi di Eminem, tanto da voler lo conoscere ad ogni costo. 4 strofe durante le quali si sentono in sottofondo il rumore della pioggia e della matita delle lettere scritte dal protagonista, mentre nella terza si aggiungono i suoni dei tergicristalli in azione, oltre alle grida della fidanzata di Stan, rinchiusa e imbavagliata nel cofano della macchina. La 4ª e ultima strofa è invece una risposta, purtroppo tardiva, da parte di Eminem alle tante richieste di incontro da parte del suo ammiratore. Va sottolineato il cambio di intonazione nell'interpretare se stesso in maniera più seriosa e naturale rispetto alla voce più nasale e più giovane di Stan, nome che è anche presente grazie alla canzone nel vocabolario Merriam-Webster, uno dei più importanti negli States, e nell'Oxford English Dictionary come definizione di fan di una celebrità troppo zelante o ossessivo. Not so bad.
Una volta toccate le vette, Eminem è già un artista che fa discutere per vari aspetti controversi, tanto che The Marshall Mathers LP è in gran parte una risposta alle polemiche che lo mettono al centro dell'attenzione come capro espiatorio dei problemi generazionali. In The Way I Am, Marshall fa riferimento al massacro della Columbine avvenuto il 20 aprile 1999, che coinvolse alunni e insegnanti di una scuola superiore in Colorado, vittime della follia di due studenti. Un episodio per cui i media hanno cercato di dare la colpa alla musica di Marilyn Manson, citato anche lui nel pezzo, accusato dall'opinione pubblica di essere l'istigatore di determinate violenze, così come finiscono nel mirino della stampa le rime di Slim Shady e l'outfit di alcune sue esibizioni, che prevede una motosega e la maschera di Jason Voorhees, il protagonista della saga di Venerdì 13. Proprio in quel periodo, durante una seduta della commissione del Senato degli Stati Uniti sull'intrattenimento e la violenza, la moglie del vicepresidente Dick Cheney, Lynn Cheney, inasprisce le polemiche giudicando Eminem a favore dell'omicidio e dello stupro, dando materiale per la rivolta ad alcuni movimenti femministi o per i diritti degli omosessuali e scatenando la rabbia anche di genitori e credenti. La nomina dell'album del 2000 ai Grammy è ulteriore pane per i denti per i nemici del rapper, che ha sempre chiarito come gran parte dei suoi testi non vadano presi sul serio, non provando alcun odio per le donne o per gli omosessuali, ma è un'associazione per i diritti dei gay ad annunciare il proprio dissenso, boicottando la cerimonia. In risposta a Eminem, il 21 febbraio del 2001 si presenta sul palco dello Staples Center di Los Angeles per interpretare Stan, accompagnato da Elton John, omosessuale dichiarato, che canta il ritornello di Dido. In un'intervista del 2010, proprio il cantautore britannico ha paragonato Marshall, per il genio creativo e la sua influenza culturale, a leggende come Jimi Hendrix e Mick Jagger, aggiungendo di avergli dedicato durante un'esibizione uno dei suoi brani più famosi, Rocket Man, e di averlo aiutato nel periodo di disintossicazione, mentre Eminem, in occasione del matrimonio di Elton John con David Furnish, ha regalato alla coppia due anelli tempestati di diamanti che spiccano paradossalmente di più per la loro forma fallica. The Marshall Mathers LP sarà seguito nel 2003 da The Eminem Show, altra pietra miliare del rap ancora più riflessivo ed intimo, leggermente meno cupo rispetto al precedente, che spazia dai problemi razziali nell'hip hop alla sua infanzia, passando per i problemi derivanti dalla fama che progressivamente lo porteranno ad un breakdown mentale e all'abuso di psicofarmaci. La rinascita a livello personale e commerciale arriverà nel 2010 con l'album Recovery, grazie ad alcuni singoli più spostati verso il pop e a testi che rivelano una crescita interiore di pari passo con l'età. Lo scorso 17 ottobre Eminem ha compiuto 48 anni. Navigando sul web ho notato un articolo della redazione americana di Vice che lo accusa di essersi trasformato in un boomer, trattandosi di un uomo ormai ricco e di successo ma ancora convinto di essere oppresso o censurato, spesso impegnato anche a fare la paternale alle nuove generazioni di rapper. Insomma, poco al passo con i tempi e omologato al sistema. Ci sono motivazioni più o meno condivisibili nell'articolo, ma a livello musicale anche Vice è consapevole della qualità intaccata di un artista che rimarrà comunque nella storia, almeno dal 23 marzo 2003, quando al Kodak Theater di Los Angeles riceve l'Oscar alla miglior canzone per Lose Yourself. È la prima volta per un brano rap tratto dalla colonna sonora di 8 Mile, il film diretto da Curtis Hanson, liberamente ispirato alla vita di Marshall Mathers. Look, if you had one shot.